Estracom cabla le imprese di Prato e Grosseto. La società di Estra ha portato la fibra in tutte le aree produttive della città tessile, mentre nel capoluogo maremmano installa la banda ultralarga nella zona industriale. Un bel gioco non deve durare poco, è il titolo del convegno di presentazione della terza edizione del premio giornalistico Extra per lo Sport, programmato il 29 marzo al Centro Congressi di Arezzo. Extra sempre più nel ciclo dei rifiuti. La multi-utility energetica ha acquisito il totale controllo di Ecolat, l'azienda che gestisce l'impianto di selezione delle raccolte differenziate di Arezzo, Firenze, Grosseto e Prato. Extra è tra i sostenitori della Mille Miglia, la storica corsa che il 17 maggio torna in Toscana e arriva nel cuore di Firenze, passando anche da Vinci, per il 500° anniversario della morte di Leonardo.